Eccoci qua, grazie per la linea. Allora, Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza. Prima abbiamo sentito l'omologo del Pescara. Intanto, ex Pescara, insomma, partiamo dal fatto che è stata una bella partita. Sì, è stata una bella partita. Entrambe le squadre hanno avuto diverse occasioni. Ho visto un Pescara in ripresa, un Pescara che... mi auguro, essendo di Pescara, che possa arrivare al suo obiettivo della salvezza. E come ha visto il Pescara? L'ho visto, ripeto, l'ho visto in ripresa, l'ho visto più determinato, più un gioco più fluido e mi auguro che possa centrare la salvezza. Questo punto serve più al Monza o al Pescara? Ma in questo momento... entrambe le squadre magari speravano di fare i tre punti, però è chiaro che per il Pescara è una trasferta difficile, per noi ci allontana un po' dal secondo posto, però la corsa alla Serie A è ancora aperta, quindi non c'è tempo di rammaricarsi, bisogna pensare alla prossima partita. In sede di commento abbiamo detto che poteva vincerla il Monza, però poteva vincerla anche il Pescara. Sì, ripeto, è stata una partita aperta, il Pescara ha avuto qualche buona occasione come noi e mi fa ben sperare per loro, ecco, per il futuro. Il futuro del Monza, chiaramente voi volete salire sull'autobus ancora del secondo posto occupato attualmente dal Lecce? Sì, dobbiamo riprendere in fretta i punti lasciati per strada, sappiamo che ci sono le partite sono sempre meno, avremo lo scontro diretto in casa, quindi dobbiamo crederci fino all'ultimo. L'ultima, mi dice un ricordo della sua esperienza a Pescara? Ricordo comunque che vestire la maglia del Pescara è sempre per un'emozione, soprattutto se è la squadra della tua città. Sicuramente averla indossata è comunque un ricordo, un'emozione. Paolo? Grazie di cuore. Sì, grazie. Un attimo, mi chiedono dallo studio una domanda. No, sì, intanto Massimo, un caro saluto a Filippo, ci siamo sentiti i giorni scorsi, anche ieri. Un caro saluto da Massimo via SMS. Grazie. Però volevo chiedere a Filippo la posizione di Brocchi, se ci può dire qualcosa di più. No, confermato. Confermato. Andiamo avanti con lui. Quindi, risposta del direttore sportivo, si va avanti con Brocchi. Va bene.